Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avete letto bene nel titolo? Oggi parleremo di un bot per Sorare, subito dopo la sigla. Aspetta, aspetta, aspetta. Non ti sei ancora iscritto al canale e non ti sei registrato a Sorare con il mio ref? Male, molto male. Dai, corri a farlo. Dopo questa lunghissima sigla, oggi siamo qui ragazzi a parlare di Sorare Bot. Entrerei subito nel vivo, senza fare troppi giri di parole. Questo bot può veramente semplificarvi la vita nella gestione delle vostre carte preferite, nella gestione delle trattative con altri manager e nella gestione dell'andamento del mercato. Quindi direi di andare subito a vedere come funziona e quali sono le principali funzionalità di questo bot. Partirei subito da come trovarlo e come registrarsi. La prima cosa da fare è andare su Telegram, perché Sorare Bot è un canale Telegram, quindi registrarsi da cellulare o tramite web, è indifferente. Andate nella sezione ricerca e scrivete tutto attaccato Sorare Bot. Il primo che vi appare nella ricerca globale è proprio lui, Sorare Bot. Se volete essere sicuri è chiocciola Sorare underscore bot e lo potete riconoscere da questo sfondo blu con questo omino che calcia un pallone. La schermata iniziale è questa. Cosa può fare questo bot? È in inglese, ma è molto semplice, comunque ve lo vado a spiegare. Benvenuti su Sorare Bot, il tuo assistente personale per Sorare. Ricordati di registrare il tuo nickname con il comando register, il tuo nickname di Sorare, per abilitare la negoziazione con altri manager già registrati. Cerca giocatori e aggiungili ai tuoi preferiti per ricevere notifiche su nuove offerte del secondary market o le aste in scadenza. Come potete capire, il potenziale è veramente, veramente grande. Ti direi di iniziare facendo una registrazione da nuovo. La prima cosa da fare è avviare, quindi premere su avvia. Dopo aver premuto su avvia, possiamo premere su start. Oppure digitare slash start se siete da cellulare e il bot vi darà il benvenuto. Quindi hello EB, che sono le mie iniziali, I'm your Sorare Info Bot. La prima cosa che possiamo fare in questo caso è registrare il nostro nickname di Sorare. Fondamentale, questa è una cosa che dovete assolutamente avere ben chiara. Il bot non può in nessun modo interagire con il vostro account di Sorare, quindi non può loggarsi, non può usare i vostri dati e non può in nessun modo utilizzare il vostro account. Quello che il bot chiede è semplicemente il vostro nickname di Sorare per fare in modo che un altro manager che magari vuole intavolare una trattativa con voi possa trovarvi in maniera molto più semplice, un po' quello che succede su Discord in questo momento. Questa è una soluzione alternativa. Telegram più o meno ce l'hanno tutti, o comunque è molto molto in voga, a volte anche più di Discord, quasi sicuramente più di Discord, e quindi è molto più facile trovare un manager su questo tipo di programma. Più persone caricheranno il proprio nickname su Sorarebot, più sarà facile trovare un manager per intavolare una trattativa. Quindi in questo caso noi andiamo a registrare il nostro nickname. Andiamo quindi a registrare il nostro nickname, quindi premiamo slash register e andiamo a inserire il nostro nick, in questo caso il mio è Itibe. Username aggiunto, quindi se una persona andrà a cercare il mio username di Sorare, in questo caso Itibe, troverà direttamente anche il mio nome di Telegram per potermi scrivere in privato. Facciamo un esempio, andiamo a fare slash manager, che è il comando per attivare la ricerca di un altro manager, e andiamo a scrivere cuciu28, che è l'username di uno degli sviluppatori del bot. E possiamo vedere che lo username associato al manager Cucciu28 è appunto Cucciu28, quindi in questo caso vuol dire che Cucciu ha lo stesso username sia su Telegram che su Sorare, quindi è facilmente
rintracciabile. Se io volessi fare un'offerta per un calciatore, per una carta o comunque volessi mettermi in contatto con un manager, se si è registrato a Sorairbot, lo posso trovare in questa maniera molto molto semplice. Andando avanti, passerei alle funzionalità gustose, quelle importanti per quanto riguarda invece il trading e il mercato, e cioè l'aggiunta delle carte preferite. Perché devo aggiungere delle carte preferite? Perché il bot mi manderà una notifica tutte le volte che sta per scadere un'asta di un giocatore che io ho messo tra i preferiti. Quindi, mettiamo caso, voglio sapere quando è la prossima asta di Mbappé, perché lo voglio comprare, e voglio che il bot me lo ricordi andando a inserire tra i preferiti Mbappé, e quindi è molto semplice. Basta mettere slash search, che è il comando per trovare una carta, Mbappé. Lui mi chiede risultati per Mbappé, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Cliccando io lo vado ad aggiungere. Quando un'asta è in scadenza, quindi quando manca un'ora, poi quando mancano pochi minuti, mi arriverà una notifica dicendomi guarda, c'è un Mbappé in scadenza nel mercato delle aste. Altra funzionalità importantissima per i preferiti è la possibilità di ricevere una notifica non solo per le aste, ma anche per le carte che vengono messe in vendita nel secondary market, quindi nel compra ora per capirci. Come funziona? Se una persona mette in vendita Mbappé, il bot rileverà che la carta è stata messa in vendita e mi manderà una notifica. La notifica non sarà immediata, o almeno potrebbe essere immediata, ma al momento l'algoritmo lavora ogni 5 minuti. Cosa vuol dire? Che Sorairbot ogni 5 minuti fa un check del mercato e se in questi 5 minuti passati è stato messo sul mercato un Kylian Mbappé, allora mi verrà recapitata la notifica. Perciò se Mbappé viene aggiunto adesso e tra un minuto il bot fa la sua ricerca, io riceverò la notifica non adesso che la carta è stata messa in vendita, ma tra un minuto. Uguale se invece il bot fa la ricerca e Mbappé viene messo in vendita un minuto dopo, bisogna aspettare ulteriori 4 minuti perché la notifica venga ricevuta. Al momento il bot funziona così. Poi non è detto che in futuro ci saranno sviluppi, probabilmente anche molto interessanti, ma al momento gli sviluppatori hanno deciso di implementare esclusivamente questa funzione. Perciò, se avete carte che vi interessano molto, potete ovviamente usufruire della funzione preferiti per seguire l'andamento delle vostre carte sul mercato. Per eliminare una carta dai preferiti è molto semplice, basta slash favorites, mi dà l'elenco dei giocatori che io ho tra i preferiti, al momento ovviamente solo Mbappé perché sto facendo una prova. Se clicco su Mbappé, Kylian Mbappé lo ten è stato rimosso dai tuoi preferiti e quindi in questo caso io non ho nessuna carta preferita. Adesso vado a farvi vedere come funziona la lettura delle carte che vengono mandate come notifica. Ci sono un po' di numeri e vorrei spiegarveli uno per uno in modo tale da semplificarvi la lettura delle notifiche che riceverete. Ecco, in questo caso cosa ho fatto? Ho aggiunto Waylon Francis di Columbus, che è una carta che a me interessa, secondo me è anche un ottimo investimento. E passati all'incirca 5 minuti, come potete vedere, il bot ha trovato una carta messa nel secondary market, quindi in vendita in compra ora. Ovviamente non è un caso, ma ho chiesto a un amico di metterla in vendita proprio per farvelo vedere. Come vedete qua sotto ci sono dei simboli e dei numeri. Allora, ovviamente offerta preferita, perché? Perché ti dice che guarda che una delle tue carte preferite è stata messa in vendita. Ovviamente quello sotto è il nome e fin qui niente di strano. Sotto troviamo degli altri numeri e adesso andrò a spiegarvi passo passo cosa sono questi numeri.
possiamo vedere la leggenda qua sopra, che l'ho copiata e incollata, in modo tale da spiegarlo in una maniera molto più semplice. Allora, il sacchettino con la S dei soldi è il player price, quindi è il prezzo a cui è stato messo in vendita in questo momento questa carta. Quindi, se voi volete comprare questa carta, la troverete in vendita a 0,037 ETH. Il secondo simbolo, quello riferito a 0,029, è il valore della carta calcolato tramite la media tra le aste e il prezzo del secondary market dell'ultima settimana, e i dati vengono presi da Sorare Data. Cosa vuol dire? Che 0,029 è dato da il prezzo di vendita in compra ora dell'ultima settimana, mixato con il prezzo a cui è stata venduta la carta in asta, sempre nell'ultima settimana. Quindi è una media tra i prezzi delle due tipologie di acquisti che si possono fare su Sorare. Il terzo simbolo, invece, è la carta messa al miglior prezzo nel secondary market. Quindi, qual è la carta più bassa di questo giocatore al momento nel secondary market? È una carta che vale 0,037, che è il prezzo al quale è stata messa la carta. Poi, scendendo ancora, troviamo L5 54-80%. 54 si riferisce alla media punti degli ultimi 5 match. Quindi, qual è il voto medio che la carta ha preso nelle ultime 5 partite? In questo caso è 54. La percentuale, quindi 80%, non è altro che la percentuale di utilizzo negli ultimi 5 match, in questo caso 80%, quindi possiamo dire che è praticamente un titolare per quanto riguarda Sorare, ha un'ottima valutazione e ha giocato le ultime 4 partite su 5. Stessa cosa però per L15, quindi L15 è la media delle ultime 15 partite, quindi nelle ultime 15 partite ha giocato prendendo un voto di 44 come media, e il 50% è la percentuale di utilizzo delle ultime 15 partite, quindi possiamo dire che ha giocato 7 partite, 7-8 partite delle ultime 15. Questo è importantissimo perché, guardando la carta in 10 secondi abbiamo una panoramica se questa carta vale o meno la pena acquistarla e il perché, perché abbiamo tutti i dati che ci possono servire per una valutazione. Non è detto che in futuro non ci siano novità per questo bot, perché è un team di sviluppo giovane ma con tantissima voglia di crescere, quindi io ovviamente sarò qui per informarvi nel caso in cui ci siano ulteriori novità riguardanti questo bot. Quello che vi posso consigliare è di farci un giro, iniziare a smanettarci un po', a prenderci confidenza, perché vi posso assicurare che è veramente uno strumento importante. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Se non siete ancora registrati a Sorare, potete farlo tramite il mio ref che trovate in descrizione. Se non siete ancora iscritti al canale, come vi dicevo all'inizio, molto male, perciò iscrivetevi. Ciao ragazzi, alla prossima!